ricordate tutte le cose che sono successe un po' di giorni fa a questa parte in Francia, non solo a Parigi? Parigi ardeva, Francia bruciava tutta, ve lo ricordate? E che ancora questo presidente Macron ha avuto il coraggio di dire cose brutte, sporche, cattive sull'Italia. Ma è una vergogna. Comunque, per rifarci un po' la memoria, andiamo a guardare un po' al passato. Per esempio, adesso cerchiamo qua. Così tante pagine aperte, ciò. Stiamo tutte per aprire questa. Ecco. Guardate, questa ripresa sarà un poco anomala, ma Merkel e Sarkozy sorridono quando la stampa gli chiede se hanno fiducia in Berlusconi. Quest'articolo, per quanti di voi sono giovani e magari non c'erano all'epoca, e di che anno è, che non lo riporta qua, ma dovrebbe essere 2011. Un momento, che qua mi riporta sempre questa applicazione, quest'altra, un mucchio accese. Ottobre 2011. Loro ridevano, i francesi, no? Ridevano dei problemi che avevamo noi con i profughi che non si integravano. Loro ridevano. Merkel e anche in spagnolo, Merkel e Sarkozy se burlarono di Berlusconi. Quindi si burlavano dell'Italia, capito? Si burlavano dell'Italia, Merkel e Sarkozy. Guarda caso, un presidente francese, Sarkozy, e adesso con tutti i problemi che hanno i francesi, continuano a burlarsi degli italiani, perché Giorgia Meloni è presidente del Consiglio dei Ministri italiana, che piaccia o no, si stanno burlando dell'Italia, capito? Se no esco fuori inquadratura. Si stanno burlando dell'Italia. E qua che diceva questo giornale, il Post? Merkel e Sarkozy sorridono quando la stampa gli chiede se hanno fiducia in Berlusconi. E veramente, in tutti questi anni, poi c'è un articolo, meglio non stare in bagno oltre il dovuto, perché non riusciamo a smettere di scrollare. Per esempio, prima di dormire, quando apriamo l'app di un social network e un post tira l'altro e un altro e un altro, c'entrano l'istinto di sopravvivenza e il web design. Vabbè, ma
Faccio questo video sperimentale, vediamo un po' come esce fuori il formato. Purtroppo qua sto alla meno peggio, perché senza il televisore questa filmatrice non funziona, c'è lo schermo rotto. Allora allora devo connetterla al... Ma voi pensate per un attimo, infatti se guardo lo schermo, no, guardo verso il basso, voi pensate per un attimo, no, tutta la crisi che abbiamo avuto e continuiamo a avere con gli sbarchi clandestini, che i francesi non hanno dovuto soffrire come noi, eppure loro che tanto parlavano dell'integrazione, che in Italia non c'è l'integrazione, che in Italia non c'è questo, che in Italia non c'è quell'altro, e adesso loro, guarda i problemi che hanno, hanno saccheggiato tutti i negozi in tutte le principali città francesi, hanno distrutto un mucchio di... addirittura non so dove è stato, ma hanno aggredito il sindaco e la sua famiglia. E quindi questa è la faccia dell'integrazione, che noi sembrava non avessimo l'integrazione, no? Noi non avevamo l'integrazione, giusto? E per i francesi, noi italiani non accettavamo le persone straniere, non le integravamo, non era sufficiente quello che facevamo, però voglio dire, loro invece sì, loro erano bravi, loro erano... mi sto guardando e sto vedendo che, vabbè, il riflesso, loro erano bravi, loro erano buoni, loro sapevano come trattare gli altri, e invece noi no. Ma voi cosa ne pensate? Questi vicini di casa, questi vicini d'Oltralpi, veramente si meriterebbero la loro, perché ci trattano così a noi, perché ci vogliono marginare, tenere fuori, perché dobbiamo noi risolvere tutti i problemi di immigrazione, quando attualmente la Francia è uno stato che ha interessi in Africa più che l'Italia, perché la Francia stampa moneta a 15 stati africani con il famoso franco africano, che non è di sicuro un vantaggio per i paesi dell'Africa. Io non mi voglio sbilanciare, perché dopo anni e anni di aver caricato un video su tale argomento, che vi invito a guardare, cercate Francia, però non posso dire il titolo del video perché improvvisamente hanno reso il video in questa piattaforma che non è che lo devono vedere soltanto i maggiori di 18 anni, quindi chi non è iscritto o chi ha meno di 18 anni non lo può guardare, perché bisogna controllare l'età di chi guarda. Allora in questo modo è un po' come se avessero ridotto le visualizzazioni del video. Riguarda gli interessi economici della Francia in Africa, non vi posso dire di più, cercate nel mio canale, perché altrimenti se lo nomino, soltanto se lo nomino, anche questo video andrà messo tra quelli che non sono consigliati la visione ai minori di 18 anni, non so perché fanno queste cose. Però vorrei dirvi che appunto i francesi hanno molti interessi in Africa, stampano addirittura la moneta africana di 15 paesi dell'Africa, e ci vengono a dire a noi che ci approfittiamo degli africani, che non gli diamo rifugio, quando loro hanno chiuso le frontiere, i francesi, e non li fanno entrare, da 20 miglia non passano, hanno chiuso i porti e li deportano a piena luce del giorno, ma noi non gli possiamo dare una prima accoglienza per poi espatriarli, cioè rimandarli nella loro, rimpatriarli. Noi no, noi no, ma loro sì. Noi ci dobbiamo accollare tutte le spese miliardarie di dargli da mangiare, da bere, rifugio, coperte, ma loro no, loro no.
Eppure loro hanno guadagni, perché sono soci commerciali con qualche governo di dubbia reputazione dell'Africa, eppure hanno miniere, hanno tutto e non si assumono le spese quando potrebbero dare da lavorare direttamente in Africa, perché non gli va di noi in Francia. Eppure se gli africani hanno il diritto, almeno in teoria un diritto nominale, di andare a vivere in Francia, è proprio perché i francesi si sono messi in Africa. C'è poco da dire, non è per un'altra ragione. Allora c'ha ragione la Meloni, e qua non è un discorso di ah ma tu sei di destra, ah ma questo quell'altro, è un discorso di essere italiani ed è un discorso di dire che i francesi dicono quello che bisogna fare, ma non quello che loro fanno. Cioè non bisogna fare quello che fanno loro, ma quello che loro dicono di fare. E questo non sta bene, non sta bene. Ci sono molti altri stati oltre quello italiano a cui non piace questa linea francese, questa forma di condursi, va bene, e che è un po' cattiva, per usare un eufemismo, perché qua c'è la legge coppa, che altrimenti il video ti accoppa. Poi io mi devo adattare a questa nuova inquadratura. Ecco, parlo così che c'ho la riga di qua. E dicevo, voi cosa ne pensate? Voglio fare un video corto, perché in parte è un video di prova e in parte perché sto sentendo che sto esaurendo la tematica. Voi che ne pensate? Che noi, anche per una questione geografica, che l'Italia sta al centro del Mediterraneo, captiamo tutte le ondate migratorie e ce le dobbiamo assorbire, ma principalmente sono in transito per l'Italia, perché vogliono andare in Francia, in Germania, nel Regno Unito, i paesi dove si guadagna di più e c'è più lavoro, logicamente. Ma i francesi che hanno guadagni in Africa vogliono lasciarceli a noi. E noi che facciamo poi? Li lasciamo liberi di circolare? Guardate in Spagna. In Spagna stanno succedendo dei crimini orrendi, brutti, sporchi e cattivi, perché gli immigranti si trovano liberi, liberi di circolare, liberi di integrarsi nella società, ma appunto vengono trattati come gli indigenti spagnoli in Spagna, e in Francia lo stesso, come gli indigenti francesi, magari figli di quarta, quinta, sesta generazione di immigranti. Ma il fatto è che se non c'è lavoro non ci può essere integrazione. E poi il problema vero si risolverebbe dando lavoro in Africa e costruendo case, scuole, ospedali e quant'altro in Africa. Dico questo perché in Africa può costare tutto 10 volte meno e daremmo lavoro alla nostra manodopera, perché costruisca in Africa, perché magari in Africa non si trova sufficiente manodopera, ingegneri, architetti, costruttori, appaltatori. D'altra parte, ormai è già dagli anni 70 che abbiamo reso la Cina una potenza economica, la seconda nel mondo, perché Russia non vale nulla e perché ormai gli Stati Uniti si stanno molto indebolendo proprio dalla loro dipendenza dalla Cina, perché la Cina finanzia il debito pubblico nordamericano in modo che i consumatori nordamericani possano continuare a comprare prodotti nordamericani costruiti in Cina, perché c'è stata la dislocazione delle fabbriche nordamericane in Cina, quindi danno lavoro ai cinesi per costruire prodotti nordamericani che venderanno in Nord America. E per fare questo i nordamericani si indebitano con la Cina. La Cina compra i titoli di Stato e le obbligazioni nordamericane della borsa
per dare sostegno a Nord America in modo che il ciclo vizioso si ripeta. E questo ha fatto anche l'Europa. E ormai le camicie, il tessuto è fatto in Malasia, i bottoni cuciti a Hong Kong, la camicia confezionata in Cina, e poi si mettono le rifiniture nelle parti del mondo dove va la camicia italiana o la giacca. Allora io dico, la Cina ormai è un paese miliardario, cammina, corre, anzi vola con le sue ali, perché ormai altro che con i suoi piedi cammina, vola con le sue ali, fra poco volerà a quote siderali, non ha più bisogno dell'aiuto economico di nessuno per crescere, anzi la sua crescita boicotta l'economia di altri paesi, e adesso è il turno di aiutare l'Africa, perché già lo sta facendo la Cina rubandoci quote di mercato. Ricordatevelo, mi sembra di essere Funari. Chi se lo ricorda Funari? Dammela due, ricordatelo. La Cina ci sta rubando presenzialismo e quote di mercato in Africa, soprattutto l'Africa subsahariana, non il Maghreb. Allora sarebbe il caso di dislocare una seconda volta le fabbriche italiane, perlomeno, ma anche europee in generale ed occidentali, dalla Cina, perlomeno un terzo delle fabbriche che ci sono e dei comparti industriali dalla Cina, e metterli in Africa, perché adesso l'Africa è più economica della Cina. Cioè la Cina, visto che vanno tutti in Cina a costruire, mette le sue regole, logicamente fanno bene, hanno ragione, e ti fanno pagare sempre di più. Poi hanno le loro industrie che fanno concorrenza alla nostra, magari gli rimane un surplus dei nostri prodotti e li imitano o li vendono per conto loro al mercato interno, quindi non ci guadagniamo molto con la Cina. Invece l'Africa deve iniziare da zero, e quindi possiamo aiutarla come all'inizio è stato con la Cina negli anni 70, che non è che Nixon si è avvicinato a Mao Zedong grazie alla partita di ping pong. Questo i giornalisti italiani continuano a ripeterlo, ed è una grande bugia, è un racconto, una favola cinese. Si sono avvicinati i due leader, Nixon, Kissinger da una parte e Mao Zedong dall'altra, i tre leader, beh no, il leader e il suo segretario, chissà se c'era Licio Gelli anche, non mi stupirei. Uno che aveva la terza elementare e vendeva i permaflex in pieno centro di Roma. Si sono avvicinati proprio perché la Cina non riusciva a fare il balzo in avanti, hanno fallito con la campagna del grano del campo, che hanno Mao Zedong ha fatto uccidere tutti gli uccelli selvatici perché mangiavano il raccolto, e poi hanno avuto un'invasione di plaghe, di locuste, che hanno perso tutto il raccolto, c'è stata una grande fame, che sono morte milioni di persone, non so se 8. E poi il balzo in avanti, l'industrializzazione forzata, che producevano acciaio di cattiva qualità che dovevano buttare, che non erano bravi a fare niente. Allora hanno imparato da questo e hanno visto che, a differenza della Russia, che anche prima della rivoluzione d'ottobre, che poi a settembre nostro, era un paese industrializzato e che con tanti sforzi, sacrifici, soprattutto fatti dal popolo, perché molta gente morì grazie alle imposizioni del dittatore Stalin, riuscì a industrializzarsi l'Unione Sovietica prima e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Invece Cina no, ancora nel 49 era un paese del quarto o quinto mondo. Quando venne Mao, ancora nel 59, non era successo nulla. 10 anni di maoismo e zero. Nel 69 anche. Cioè la Cina
stavano sopra, c'erano un'economia di sopravvivenza, mangiavano il bambù e si mangiavano i panda, non avevano nulla. E allora a quel punto hanno detto: o sposiamo in qualche modo il capitalismo o rimaniamo uno stato fallito. E allora hanno fatto l'accordo con Nixon, che come ai tempi della corsa al Far West negli Stati Uniti, quando dovevano costruire le ferrovie, i nordamericani compravano all'imperatore cinese gli schiavi come manodopera per costruire le ferrovie per i treni, i binari. Li mettevano gli schiavi cinesi, fra gli altri, comprati, e si dice che ogni legno che incrocia i due binari c'è sepolto, è una metafora, ma si diceva che era sepolto un operaio cinese, perché veramente morivano come mosche costruendo le ferrovie per andare al lontano Far West, l'Ovest selvaggio. Ebbene, oggigiorno succede lo stesso. I cinesi vendono la loro manodopera quasi in condizioni schiave per le industrie occidentali, soprattutto nordamericane. Allora, adesso la manodopera schiava la sfruttano per le loro industrie. Ormai hanno molte più industrie cinesi che non industrie occidentali che contano. E non vi dirò le marche, ma d'altra parte chiunque di noi ha uno di questi in tasca. Quindi chiunque di noi, uno su 10 almeno, c'ha un cellulare di marca cinese, se non uno su 4, se non 4 o 5 su 10, ma 10 su 10, non importa che marca di cellulare hanno, difficilmente sarà prodotto in Corea, in Giappone o negli Stati Uniti. Sarà prodotto o in Malaysia o in Cina. Allora io mi chiedo, perché non dislocare le fabbriche in Africa? Io scommetto che molti africani che sono venuti in Italia sarebbero ben contenti di ritornare in Africa a lavorare per una fabbrica europea, perché starebbero a casa loro. Perché mi sembra che, come si chiama, adesso vediamo, allora, no, qua risponde. Come si chiama? Macron, non so se prima ho detto Macron o no, perché insomma questi francesi, la stessa storia dei tempi di Berlusconi, quindi se ho detto Mitterrand, chi se ne frega, è pure venuto prima di Berlusconi, quindi Macron, ma che ti racconti? C'è più interessi tu e il tuo governo e il tuo paese in Francia? Come li sfruttate gli africani? Macron, vergogna! Brava Giorgia Meloni che hai detto questo!
questo lo devono approvare tanto le persone della sinistra come della destra. Non ci devono essere dubbi della giustizia di queste parole di Giorgia Meloni. Capito? Non è una questione che uno dice: mamma, Giorgia Meloni è una di estrema destra, perché probabilmente YouTube mi toglierà la monetizzazione, metterà a maggiori di 18 anni il video perché ho detto estrema destra. Ma no, ma non è una questione di essere di estrema destra. Io infatti non sto per nessuna ideologia politica, capito? È una questione di avere buon senso, e Giorgia Meloni c'ha buon senso da vendere. Se lo diceva Prodi, io dicevo: bravo Prodi, bravo. Se lo diceva D'Alema, dicevo: bravo D'Alema, bravo. Se lo diceva Silvio, ah, ma Silvio è uscito appoggiando Putin e dicendo che l'Ucraina deve accettare le condizioni di pace. Quindi voglio dire, la Giorgia Meloni ha dato il giusto tributo a Silvio Berlusconi, ma voglio dire, forse lo avrà fatto perché, appunto, dei defunti si parla sempre bene e ci si tocca anche un po', un attimino. Io sto sempre guardando il televisore che funge da monitor, però non so se io guardando in camera si vede che guardo, perché sta molto in alto. Non so se ci avete fatto caso, ma giusto quando non mi funziona più il monitor della filmatrice e non mi funziona perché si rompe il flessibile, si rompe il flessibile, porca miseria, riparato 4 volte questa filmatrice del 2010, ma ho voluto filmarmi perché almeno così mi guardo. C'ho una compatta della Sony, una camera compatta della Sony che non mi posso guardare. Ma allora io dicevo, qualsiasi politico che dice una cosa giusta deve essere lodato. Io non è che dico: ah, perché viene da quella parte, lo doveva dire uno dei miei. E l'importante è, perché i politici sono tutte persone, l'importante è che qualcuno ci abbia buon senso nella politica italiana, che è una cosa rara. Allora, io penso che già con quasi 28 minuti ho parlato sufficientemente. Se mi avete seguito fino qua, cosa che dubito, perché il tempo promedio nei miei video è di 15 minuti di visualizzazione, io vi dico: innanzitutto ditemi cosa ne pensate di quello che ha detto Giorgia Meloni, e se siete d'accordo con me su quello che ho detto, commentatelo qua in basso nei commentari. Poi mi raccomando, io vi voglio aiutare se siete dei produttori di video più piccoli di me. Se volete aumentare le visuals, basta semplicemente che scriviate nella descrizione o nel titolo del vostro video l'hashtag che lascerò nella descrizione qua giù. Basta che io appena guardo in basso e sto tutto storto giù, perché dicevo, giusto quando mi si è rotto il monitor della filmatrice, ho potuto comprare quest'anno, che il monitor della filmatrice mi si è rotto forse nel 2016. 2018 l'ho continuato a usare con il televisore, ma adesso c'è un tripode che si stende ai 2 metri e quindi mi sto filmando con un tripode colossale. Guardate, amiche e amici, come mi guardate dall'alto. La prossima volta mi siedo sul tavolo, perché io vedo che, vabbè, così diciamo è più bello perché mi guardate più bello, modestamente, modestamente è più bello, più figo, perché mi guardate a me che sto qua davanti, ma altrimenti se mi sedevo sul tavolo, non sulla sedia, sul tavolo, perché si usa dire: ti sei seduto a tavola? Sì, ma se io mi siedo su sta tavola si sfascia di sicuro. Allora, se mi sedevo sul tavolo, al tavolo, si deve dire al tavolo, non sul tavolo, perché sul tavolo proprio letteralmente è stare sul tavolo. Se mi sedevo al tavolo risultavo tagliato dalla tavola, però così vedo che lo stesso l'inquadratura non è a corpo pieno.
perché se io vado troppo indietro mi devo abbassare un po', perché se no c'ho la capoccia di fuori. Allora mi devo avvicinare e sto, cioè il risultato è lo stesso. Se io mi siedo dietro sul tavolo è come se mi inquadro qua dei piedi che viene un busto, quasi mezzo busto. Se io mi siedo di là e inclino la camera un po' più verso l'alto perché filmi, perché altrimenti e viene sempre mezzo busto. Anche se sposto la sedia, vedete? Avrei potuto filmarmi così, ma stavo più da lontano. E insomma, non cambiava nulla, no? Come si suol dire. Che concludevo. Vabbè, adesso vi devo lasciare. Tanto guardate che casino che c'è, che non ho ripulito nulla. E beh, mi sono divertito, ho fatto un video, mezz'ora, volevo farlo di 5 minuti, eh? Volevo farlo di 5 minuti. Aia, l'anello che si può rompere. Volevo farlo di 5 minuti e invece l'ho fatto di mezz'ora. E adesso basta perché è inutile, mi sto ripetendo, tanto uscirà come premier. Come premier, e voi mi raccomando, partecipate nella chat e se potete finanziare il canale, comprate dei. Ve lo dico adesso perché la gente si annoia se lo dico chissà quando, ma comprate dei super sticker, dei super chat, comprate, regalate dei super grazie e soprattutto abbonatevi al canale se mi volete sostenere. Allora, brava Giorgia Meloni, non so se lei vedrà questo video, se qualcuno vicino a lei lo guarda, che glielo faccia vedere, così magari si abbona al mio canale e io gli faccio dei video a Giorgia Meloni, capito? Magari molti al Palazzo Chigi a Montecitorio della maggioranza si abbonano al mio canale e chi lo sa, io mi potrei pure candidare per Fratelli d'Italia, capito? E la circoscrizione di Casal Palocco, la circoscrizione di Casal Palocco. Vi lascio, so già come titolare questa premier, le dichiarazioni di Giorgia Meloni a Macron, che prima mi sembra che ho detto Mitterrand, ma chi se ne importa, perché tanto questi presidenti francesi, se ne va uno, arriva un altro, e quindi sono intercambiabili, dicono sempre le stesse cose sull'Italia, da quando c'era Berlusconi o anche da prima, e ci hanno un po' rotto le scatole. Ecco, non vorrei essere ridondante, se potete supportatemi, sopportatemi. Abbonatevi, c'avete 7 piani da scegliere, dai 4 euro con 99, con 50 ai 200 euro per essere super, iper, mega, prozzi, galaxy, non so che cosa. E lo stesso con i super grazie, che però i super grazie li comprate un'unica volta e li potete regalare. Potete regalarli a nome di chi ha un canale di YouTube, figura lui. Ciao.